Ciao a tutti, questo è Cervo, anzi è la parte più bella di Cervo perché è la parte degli scogli che si affacciano sul mare e questa sì che è mare bello veramente, non le spiagge di sabbia che noi vediamo con il fondale sabbioso dove non c'è assolutamente nessun tipo di fauna e flora. Queste sono le rocce di Porteghetto che si affacciano direttamente sul mare, sono con l'acqua della profonda, quindi sono a strapiombo, non so se si riesce a vedere. E qua siamo praticamente sotto Cervo, quello lassù che vedete è Cervo, quello là è il campanile e siamo a Porteghetto. Io in queste acque ho imparato a nuotare con la maschera e le pinne andando sott'acqua, grazie a mio padre che all'età di 12 anni mi ha portato con lui per la prima volta, facendomi scendere appunto da queste scalette, da queste rocce che sono abbastanza alte, adesso non so se riesco a farvele vedere bene, e a farmi tuffare in queste acque che sono limpidissime e profonde almeno 4-5 metri. Penso di aver scoperto una cosa veramente bella, stupenda da vivere, tant'è che poi l'ho tramandata a tutti e due i miei figli. Sono rocce bellissime che si affacciano sul mare, voglio farvi vedere il mare in questo punto, quanto è limpido, e tra l'altro calcolate che qua a Cervo ogni anno le acque sono bandiera blu perché sono veramente limpide. Da lì si scendeva e la profondità è subito quella, beh qua forse non si vede perché siamo in controluce, ma vi faccio vedere dalla parte di qua, sembra che non arrivi un'onda a lavarmi, la profondità è quella che si vede lì. È uno spettacolo, ringrazio mio papà per avermi insegnato ad apprezzare il mare in questo modo, perché andare con la maschera, il tubo e imparare ad andare sott'acqua è una cosa meravigliosa, e sono certa che se mio padre da lassù mi vede sarà felice anche solo del fatto che io sia tornata qua a ricordarlo. Ciao papà, ti mando un bacio. Ciao, un bacio a tutti voi.